mostrato interesse per la nostra realtà e per avere deciso di prendere visione dei luoghi e delle strutture, cosa che vi aiuterà sicuramente a comprendere le ragioni delle nostre rivendicazioni, perché ci sono persone che conoscono i luoghi attraverso Google, che inganna parecchio e dà parametri erronei per il calcolo delle distanze e quindi delle probabilità. Quindi un merito a questa scelta. Qualche precisazione: la presenza dell'onorevole Borsellino, dell'assessore Borsellino dopodomani qui, non scaturisce certamente dalla iniziativa del Movimento 5 Stelle, poiché è programmata da tempo e la richiesta all'onorevole Borsellino di venire a Pegradia risale al 18 aprile a conclusione di un incontro con l'assessore stesso. L'assessore avrebbe comunicato di lì a qualche giorno la data in cui incontrare gli amministratori delle Madonie, poi sono state vicende politiche, qualcuna anche personale, che hanno imposto un rinvio. Quindi questo lo dico perché non ci si senta sovraccaricati anche di aver comportato lo spostamento dell'assessore. La stessa cosa dico agli amici del comitato spontaneo, che la decisione dell'onorevole dell'assessore Borsellino di essere qui non è scaturita dal movimento, ma era programmata da tempo. Questo lo dico per evitare letture anche strumentali che non aiutano a comprendere la realtà e non aiutano soprattutto a dialogare e a trovare le soluzioni sperate. Detto questo, io devo soltanto precisare che la posizione degli amministratori delle Madonie che hanno avuto nella comune di Pegradia, nel sindaco di Pegradia, il portavoce di una posizione unanime, non è cambiata da 5 anni a questa parte, e a scanso di cui parlano i documenti sottoscritti in maniera unitaria da tutti i sindaci. L'ultimo di questi documenti, molto breve, che abbiamo avuto modo di consegnare il 17 aprile, il giorno prima che ci fosse l'incontro con l'assessore, puntualizza una questione: la soppressione dei punti nascita o il mancato riconoscimento di una deroga all'ospedale di Pegradia era per noi occasione per ribadire in commissione sanità le condizioni minime indispensabili secondo cui, a parere degli amministratori, l'ospedale può continuare a garantire i livelli di assistenza del nostro territorio. Questo documento è datato e lo abbiamo consegnato al comitato spontaneo per fugare ogni dubbio, e hanno preso atto che quanto detto dai sindaci era perfettamente condivisibile. Quali sono le condizioni per tenere aperto l'ospedale? Che non può diventare una residenza sanitaria assistita camuffata da centro di riabilitazione. Il distinguo che ha fatto il dottore Falzone, apre una parentesi, a proposito di quello che appartiene all'ospedale, di quello che appartiene al territorio, non è una questione burocratica o di poco conto. L'ospedale, per stare in piedi ed essere riconosciuto come tale, deve avere al proprio interno delle specialità, e le specialità portano automaticamente con sé la presenza di posti letto, cosiddetti per tutti. I posti che invece appartengono della residenza sanitaria assistita sono posti che appartengono e vengono gestiti dall'ex INAM, per entrare nel linguaggio di Buschetta, dal distretto, che è una cosa diversa dall'ospedale.
Allora, quello incontro in Commissione Sanità è stata l'occasione per ribadire che noi qui abbiamo bisogno non di un ospedale che faccia interventi particolari, ma che assicuri le urgenze e le situazioni non trasferibili in altri ospedali. Questo significa che qui ci deve essere una struttura e una dotazione all'interno del reparto di chirurgia in grado di affrontare una situazione urgente che non si può trasferire in altro ospedale o perché non ci sono i tempi o perché la persona correrebbe il rischio della vita. Cosa che è stata fatta e che va a merito dei nostri chirurghi, dei medici che operano all'interno dell'ospedale. Abbiamo ribadito questo. Abbiamo ribadito che in questo ospedale il servizio di cardiologia non può essere a chiamata né a intermittenza. Occorre un servizio di cardiologia H24. Abbiamo ribadito un concetto semplice. Hanno soppresso l'ortopedia. L'hanno soppressa, abbiamo chiesto che fosse riattivato almeno il servizio di ortopedia. E ci sono ragioni importanti. Una, come veniva detto, che la riduzione di una pulsazione possa essere fatta in loco. Due, siccome l'ospedale non è soltanto uno stipendificio, né un luogo che dà posto di lavoro, ma è, oltre a un luogo che assicura servizi alla persona irrinunciabili, che sono anche costituzionalmente tutelati, ma diventa anche una leva di sviluppo. L'ospedale è una, tra virgolette, attrattore turistico. Il turismo per anziani soprattutto, ma anche quello dei giovani, segue determinate regole e la prima cosa che chi decide di andare a passare un determinato periodo di vacanza in un posto chiede è se c'è un'adeguata assistenza sanitaria e se c'è la presenza di un ospedale. Quindi, siccome questo territorio vuole fare leva sulle proprie risorse, quindi sullo sviluppo autocentrato, e tra i beni culturali e quant'altro c'è anche Piano Battaglia, un servizio di ortopedia è assolutamente irrinunciabile. Noi, e mi avvio a concludere, abbiamo portato avanti una battaglia per 5 anni che nel 2010 portò all'emanazione di un decreto che nel riassetto, nella razionalizzazione della rete ospedaliera assegnava a Pedalia 79 posti ripartiti tra le varie specialità. Tra questi ce n'erano alcuni indistinti, ma non indistinti per stabilizzare il malato e trasferirlo altrove. Indistinti poiché era stato ipotizzato che alcune specialità non attivate in un ospedale di montagna potessero essere itineranti e che raccolta la domanda si potesse svolgere attraverso unità specialistiche, si potessero svolgere gli interventi che qui era necessario, richiesti dalla politica. Quel decreto per noi rimane un punto fermo e abbiamo chiesto che si sperimentino nuove forme organizzative e una di queste qual era? Che si mantenesse l'unità complessa di chirurgia e che attorno alla chirurgia ruotassero l'ostetricia e la ginecologia da una parte, la ortopedia dall'altra, facendo economie di personale ma garantendo ugualmente e in condizioni di sicurezza la tutela della salute del cittadino. Ultimo è intervenuto il decreto sulla salvaguardia dei punti nascita. Noi abbiamo colto l'occasione per far presente queste cose, che per noi rimangono assolutamente un punto fermo, un punto fermo. Non so perché non abbiano riconosciuto la deroga a Pedalia. Siccome non l'hanno riconosciuta, abbiamo chiesto un'audizione e abbiamo rappresentato le nostre ragioni.
da questo punto di vista, devo dire che la Commissione, negli interventi almeno che ci sono stati, ha raccolto queste ragioni e ha detto senza mezzi termini: non ci possono essere figli e figliastri. Se le deroghe vengono, se la deroga viene riconosciuta ad altri, deve essere riconosciuta anche a Pedravia. Nel momento in cui doveva intervenire il governo per dare una risposta, è arrivata una telefonata, la quale annunciava che la questione punti nascita veniva ricondotta, io direi meglio, avocata dal sottosegretario Cardinale allora in un incontro, e sarebbe stata affrontata in un incontro fissato per sabato, mi pare, 27 di aprile. Da lì a qualche giorno sarebbe nato il nuovo governo e il sottosegretario avrebbe dovuto ritirare questa cosa. Concludo. Nell'incontro del giorno 18 l'assessore ci prospettò una ipotesi che sull'ospedale di Pedravia si potesse puntare con un rafforzamento dell'ospedale stesso pensando a una annessione. Io ho subito corretto dicendo che al massimo si doveva parlare di integrazione, come minimo, o di fusione. Presenti 6 sindaci su 9 del territorio, 6 comuni, noi ci siamo messi in una posizione di ascolto, ribadendo che la nostra richiesta era per la gestione pubblica e che a fronte dei risultati vantati dai vari reparti e ben noti ai vertici aziendali, chiedevamo come mai, dopo l'esperimento dell'abbinamento con termini ospedale Centrodie, non si ribaltasse la logica puntando su Pedravia, visto che Termini dista non più di 20-25 minuti dagli altri presidi ospedalieri. Su tale questione noi aspettiamo ancora risposte. Dopodiché, noi non abbiamo messo limiti ad alcuna ipotesi, al primo posto ci interessano i livelli di assistenza. Un minuto dopo ci siamo posti i problemi della tutela del personale per evitare che un'eventuale operazione sulla quale, rispetto a qualche così accusa infamante che è stata messa in giro, voglio ribadire ai miei concittadini, miei si intende della Madonia, non solo quelli di Pedravia, che i sindaci non hanno sottoscritto alcun accordo. Dopo questo incontro, unilateralmente la Fondazione Giglio ha collocato sul sito un proprio comunicato con una ipotesi. Sfido chiunque a trovare su quel comunicato una replica da parte dei sindaci. Siccome noi abbiamo detto siamo qui per ascoltare proposte, ce ne siamo andati con l'intento di valutarle quando tali proposte fossero state meglio specificate. Detto questo, la posizione nostra non cambia, credo che sia ben nota. Mi auguro, e questo è il compiacimento che esprimo per questo incontro promosso dal Movimento 5 Stelle, che nelle sedi opportune a livello parlamentare e a livello di azione di governo, il Movimento 5 Stelle faccia sentire la voce di questo territorio e soprattutto delle aree marginali, perché tali sono le aree disagiate di montagna.